Buonasera, mi chiamo Costantino Sallis e sono il presidente del Comites Grecia. È per me un grande piacere dare il benvenuto a tutti voi in occasione del primo incontro del Comites Grecia con la comunità italiana. Un caloroso benvenuto all'ambasciatrice d'Italia in Grecia, Sua Eccellenza Patrizia Fancinelli, al dottor Alessandro Cicino, capo della Cancelleria Consolare, e vedo anche al dottor Sergio Bianchi. In special modo sono grato alle autorità e alle istituzioni qui presenti. Ed ora però vorrei invitare l'ambasciatrice Patrizia Fancinelli, che è un grande onore averla qui con noi, a rivolgere un saluto al nostro evento. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti, veramente un grande piacere essere qui, vedere tante facce amiche, altre che non conosco ma che mi auguro diventino ben presto amiche, insomma. E il mio piacere deriva da tre diverse circostanze. Innanzitutto, forse non pochissime, ma anzi direi nessuno di voi sa che il mio primo incarico in carriera diplomatica, ben 30 anni fa precisi, è stato proprio nell'ufficio che si occupava di Comites e di collettività italiane all'estero. Era veramente un ufficio interessantissimo perché all'epoca copriva tutte le problematiche degli italiani all'estero, poi compreso il voto all'estero, cioè quello che portò alla legge sul voto all'estero. Quindi l'attenzione alle questioni consolari e alle problematiche della collettività italiana per me è stata una cosa immediata all'inizio della carriera ed è per me quasi connaturata, come poi i miei colleghi in ambasciata potranno raccontare. Il secondo motivo è, come potete immaginare, quello di approfondire la mia conoscenza con la collettività italiana. Considerate il fatto che io sono arrivata qui 2 anni e mezzo fa, in piena pandemia, quindi diciamo in una situazione di quasi completo lockdown, che è diventato completo 3 mesi dopo il mio arrivo, per cui le occasioni per conoscere non solo la collettività italiana, ma interlocutori di qualsiasi genere, che fossero greci o stranieri, erano veramente rare all'inizio, durante i primi 3 mesi estivi, poi praticamente nulle. Per me quindi questa occasione è veramente preziosissima. Ho approfittato quindi sin dall'inizio del mio incarico di ogni possibile occasione per entrare in contatto con gli italiani. Subito dopo la fine delle restrizioni dovute alla pandemia abbiamo cominciato con il dottor Tutino, capo della Cancelleria Consolare, a effettuare varie missioni per il territorio del paese, per il territorio greco, per ovviamente allacciare rapporti con le autorità locali, ma anche per incontrare le comunità, ascoltare dal vivo, da vicino i loro problemi, le domande, i dubbi, cosa che molto spesso aiuta, diciamo, il contatto diretto a risolvere singoli problemi. E in tutti questi viaggi sono resa conto di una cosa molto importante ed è anche un qualcosa da sfatare, diciamo, una convinzione da sfatare. Cioè si pensa sempre che gli italiani in Grecia siano così integrati in questo paese da non sentirsi più italiani. Ciò che sinceramente io nelle mie esperienze, nei miei viaggi durante questi 2 anni e mezzo, mi sono convinta che è esattamente il contrario, anzi c'è molto desiderio di incontrarsi e anzi questo evento e la vostra presenza qui forse lo testimoniano. La terza ragione appunto che mi fa essere molto molto contenta di essere qui quindi è quella che bisogna fare rete, mettere in comunità, in collegamento tutte le componenti delle varie realtà italiane. Ed è per questo appunto che ho
colto con estremo piacere questo invito del Comites Grecia di organizzare questo evento stasera. Come ho accennato, la presenza italiana in Grecia, sia istituzionale sia associativa, è molto molto variegata. Abbiamo del Comites Grecia, parleremo dopo, anzi ne parlerà meglio il Presidente e gli altri consiglieri. Accanto al Comites Grecia abbiamo tutta una costellazione di realtà associative che sono preziosissime per noi come ambasciata. Siamo un'ambasciata, diciamo, di medie dimensioni e quindi non sempre possiamo soddisfare le richieste dei connazionali, soprattutto quelle richieste che non hanno carattere istituzionale, appunto, e per le quali per noi avere un rapporto con il Comites e con queste realtà associative è estremamente importante. Prima fra tutti il COASIT. Il COASIT è il Comitato di Assistenza Italiani all'Estero, che è un'associazione che svolge una meritevolissima attività di assistenza nei confronti degli italiani che si trovano in situazioni di bisogno. E credetemi, ci sono vari casi, bisogno di un qualsiasi tipo, che sia economico, che sia psicologico, e soprattutto abbiamo visto la sua utilità, che è costante, diciamo, ma soprattutto è stato un aiuto fondamentale durante il periodo di Covid, quando ci si trovava anche di fronte a connazionali che, trovandosi impossibilitati a lasciare il territorio greco, avevano bisogno anche di una sistemazione, magari si trovavano improvvisamente in condizioni di indigenza tale da non poter far fronte alle spese. Un compito simile anche un'altra associazione di cui probabilmente alcuni di voi non sono a conoscenza, che è l'associazione Giovanni XXIII, che è un'associazione internazionale cattolica con ramificazioni in tutto il mondo, e una delle sedi è appunto anche qui in Grecia. Con il dottor Tutino abbiamo avuto il piacere di visitare la sua sede, che si trova a Neos Kosmos, proprio la scorsa settimana. E per chi non conoscesse anche questa associazione, vi invito a mettervi in contatto, perché veramente offrono un'attività importantissima, sia verso gli stranieri, ma anche e soprattutto nel passato verso gli italiani, anche loro che si sono trovati in situazioni di difficoltà. Vi è poi il SEPI, che è l'Associazione degli Scienziati Universitari Italiani, che promuove le relazioni tra le aree universitarie scientifiche italiane e greche. Abbiamo poi il patronato ItalWIL, che è l'unico patronato italiano presente in Grecia, che si occupa di previdenza sociale e dà un grosso aiuto anche all'ambasciata in materia di consulenza in materia pensionistica. E poi abbiamo la società Dante Alighieri, di cui abbiamo qui il presidente presente stasera, che con i suoi comitati di Atene e Salonicco offre un importantissimo contributo alla promozione della lingua e della cultura italiana. Tutta questa costellazione di associazioni, di realtà che sono utilissime, ripeto, alle istituzioni italiane, si affianca al lavoro che quotidianamente svolgiamo noi istituzioni, quindi accanto all'ambasciata, che si articola in vari uffici, tra cui la cancelleria consolare presieduta diretta dal dottor Tutino qui presente. Abbiamo l'Istituto Italiano di Cultura, che ha una programmazione molto molto ricca e articolata. Vi invito anzi caldamente a iscrivervi alla newsletter dell'Istituto Italiano di Cultura, senza aspettare che giungano inviti, perché oggigiorno, con i mezzi diciamo moderni dei social e della consultazione delle pagine web, non si mandano più inviti. Lo specifico perché molte volte alcuni connazionali dicono: ah, non mi avevi mandato l'invito per quella mostra. Non si mandano più inviti. Gli eventi dell'Istituto Italiano di Cultura ad Atene sono aperti al pubblico e quindi vi invitiamo a iscrivervi alla newsletter, a consultare la pagina web. È intenzione comunque, sebbene l'Istituto Italiano di Cultura sia qua ad Atene e purtroppo dopo una decina d'anni dalla chiusura dell'Istituto Italiano di Cultura a Salonicco, è nostra intenzione anche garantire una attività intensa anche in località diverse dalla capitale, e per questo ci appoggiamo ancora una volta su delle associazioni che ci sono molto molto utili, tra cui per esempio l'Associazione Italiani Amici di Leros,
e la Meet Euromed, e ambedue ci hanno aiutato a organizzare delle iniziative di successo sia all'Eros stessa che a Corfù, a Igoumenitsa e in altre località del paese. Poi non posso non dimenticare ovviamente la Scuola Archeologica Italiana di Atene, abbiamo qui il direttore presente, che per vostra informazione è l'unica scuola archeologica italiana al di fuori dei confini del nostro paese. E poi, come tutti ben sapete, la Scuola Statale Italiana di Atene e la Scuola dell'Infanzia, che sono dei poli di presenza italiana e di diffusione della nostra lingua, sicuramente imprescindibili, ma oltre che di diffusione della nostra lingua, sono anche dei importanti poli di aggregazione e di integrazione, poiché abbiamo circa 300 studenti, sia italiani che greci, quindi anche questo è uno strumento per promuovere i contatti fra i genitori sia italiani che greci. Tutto questo mosaico si completa appunto con il Comites Grecia. Questa sera, come il Presidente ha detto, ospitiamo la prima riunione di, si dice in inglese, awareness raising e di contatto con la comunità italiana, quindi questo ci fa molto piacere. La funzione del Comites, per chi non lo sa, è quella proprio di essere un po' il termometro della comunità italiana all'estero, in questo caso della comunità italiana in Grecia, cioè di raccogliere esigenze, necessità, suggerimenti dai vari esponenti o dai singoli membri della comunità italiana, in modo da tradurli in iniziative da proporre all'ambasciata, appunto per il benessere della comunità italiana e per la sua integrazione nel paese. Quindi capirete quant'è importante l'invito a cui ho accennato prima e che vi rivolgo ancora una volta, cioè quella di fare rete. Fare rete già è un principio che i miei colleghi lo sanno, adotto nel mio modo di lavorare all'interno dell'ambasciata, ma andrebbe adottato in tutte le realtà, comprese nell'ambito della comunità italiana in questo paese, perché soltanto facendo rete che riusciamo a mettere insieme, diciamo, in maniera compiuta, organizzata e articolata le nostre necessità da trasformare poi in progetti che l'ambasciata eventualmente può fare suoi e mettere eseguire in maniera più efficiente. L'altro invito che voglio fare è, come potete immaginare, quella di considerare l'ambasciata a vostro servizio, come effettivamente lo è, ma purtroppo ancora una volta, dopo 2 anni e mezzo, dopo 30 anni di carriera, dopo 2 anni e mezzo ad Atene, mi rendo conto che c'è ancora molta diffidenza nelle istituzioni. Da parte di tutti, non solo di connazionali, ma anche di aziende che vengono nel paese ed esitano a rivolgersi all'ambasciata, non è chiaro, per quale motivo, probabilmente perché nel passato si sono avute esperienze non soddisfacenti, però ecco, da parte nostra vi invito caldamente invece a, piuttosto che a telefonare, magari a scrivere una mail, perché come vi ho detto siamo un'ambasciata di dimensioni medie, ma vi assicuro, e questo è stato un'indicazione che io ho dato al momento del mio arrivo, si risponde a qualsiasi mail, quindi troverete una risposta a tutti i vostri dubbi, premesso che poi se avete dei dubbi di carattere normativo, consolare, trovate una ricchissima pagina web dell'ambasciata che viene costantemente aggiornata dal responsabile della cancelleria consolare, dottor Tutino, che stasera è qui con il suo vice dottor Bianchi, e che fanno un gran lavoro proprio per aggiornare in continuazione questa pagina in modo da essere immediatamente accessibile ai connazionali. Tra l'altro considerate anche che la Cancelleria Consolare di Atene è stata recentemente scelta per alcuni progetti pilota. Questo vi dimostra anche il nostro sforzo, lo sforzo che facciamo in termini di efficienza dei servizi che offriamo. Ad esempio mi viene in mente il progetto delle carte di identità
Siamo una delle sedi sperimentali che verranno abilitate nel futuro al rilascio delle carte d'identità e poi riceveremo presto anche gli strumenti per captare le impronte digitali dei passaporti anche al di fuori della capitale. E in uno stato insulare come la Grecia sarà facile comprendere l'importanza di questa novità. Le impronte potranno essere captate da parte dei consoli onorari. I consoli onorari stessi riceveranno delle nuove competenze e potranno rilasciare dei servizi diciamo aggiuntivi rispetto a quelli che rilasciano già. Abbiamo, forse lo sapete, la comunità italiana in Grecia, così come iscritta all'AIRE, ammonta a 13.000 unità circa, ma siamo convinti che in realtà il numero reale sia di gran lunga maggiore. E qui ovviamente, come potete immaginare, tocco un tasto particolare, non dico dolente, ma sicuramente non ci facilita nella nostra attività quotidiana. C'è sempre, lo sappiamo bene, molta resistenza ad iscriversi all'AIRE. I connazionali, anche tra di voi, abbiamo calcolato, ci sono una buona metà che sono iscritti, un'altra buona metà che non sono iscritti, ma questo diciamo in termini di residenza per le autorità greche non fa alcuna differenza. Invito a iscrivervi all'AIRE perché tramite l'iscrizione all'AIRE riuscirete ad avere dei servizi molto più rapidi. Innanzitutto nell'ottenimento dei passaporti, per esempio, nella trascrizione degli atti di stato civile. Bisogna anche sfatare delle convinzioni che non hanno, diciamo, ragion d'essere, quella per esempio che iscrivendosi all'AIRE si perde l'assistenza sanitaria in Italia. Diciamo, anche questo non è vero, troverete tutte le informazioni nel nostro sito, in particolare per chi desidera sottoporsi a delle cure mediche in Italia per periodi non superiori a 90 giorni, è facilmente ottenibile e producibile, no? Un modulo che consente la reiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Perché tanta mia passione, se così vogliamo, perché sottolineo così tanto l'esigenza di iscriversi all'AIRE? Perché voi dovete considerare che noi, come ambasciata che offre servizi consolari, risultiamo al Ministero degli Esteri e alle autorità italiane come a servizio di una comunità italiana che ammonta a 13.000 utenti. Se si iscrivessero tutti quelli che invece noi pensiamo sono residenti per gran parte dell'anno o comunque o tutto l'anno, secondo me sfioreremo i 100.000 probabilmente utenti, e quindi tutte le risorse a disposizione, le risorse che le autorità italiane, in particolare il Ministero degli Esteri, metterebbero a disposizione dell'ambasciata sarebbero ovviamente più importanti e quindi commisurate anche al valore numerico, all'entità numerica della nostra collettività, senza parlare del fatto poi che l'ambasciata è sollecitata almeno 6 mesi l'anno anche dal importantissimo flusso turistico che potete immaginare, vi lascio soltanto immaginare, che quest'anno è quasi ritornato ai livelli del 2019 e che ci vede spesso impegnati, non esito a dirlo, anche in piena notte, come è effettivamente accaduto, me, il dottor Tutino e il dottor Bianchi, su dei casi difficilissimi che il Covid non solo non ha ridotto numericamente, ma anzi ha aggravato con tutte quelle complicazioni dovute al Covid, complicazioni tra l'altro per le quali non c'erano dei precedenti e quindi si andava abbastanza a tentoni, così come a tentoni andavano anche le autorità nazionali, non solo greche, dico, ma di tutti i paesi. Quindi ecco, tutto questo per dirvi cosa? Che il nostro obiettivo principale è sicuramente quello di aumentare e di migliorare l'efficienza dei servizi consolari che offriamo. Il tutto perché ci rendiamo ben conto, e qui torno all'inizio delle mie poche parole, appunto la mia prima esperienza in carriera diplomatica in quell'ufficio che si occupa delle comunità all'estero, ci rendiamo ben conto di quanto sia importante la qualità del servizio che è un biglietto da visita per l'ambasciata.
cioè l'ambasciata è al servizio degli utenti e gli utenti siete voi italiani, sono le aziende italiane e quindi avere dei servizi efficienti a favore di una comunità italiana che sia anche numericamente, diciamo, tracciabile è il nostro principale obiettivo. Quindi questo è il messaggio principale che volevo passarvi. Detto ciò, lascerei parlare delle attività del Comites il presidente e i consiglieri. Non mi resta altro da fare che augurarvi buone feste e soprattutto un 2023 sereno e ripeto, qualsiasi dubbio o domanda che abbiate nei confronti dell'ambasciata, scriveteci perché noi assolutamente rispondiamo a tutti. In ogni caso, stasera, anche dopo l'evento culturale che mi pare, presidente, se non sbaglio, seguirà, saremmo felici, insomma, di ascoltarvi anche bilateralmente. Grazie tantissimo. Grazie. Ed ora, signore e signori, sono lieta di presentarvi il segretario del Comites Grecia, dottor Domenico Piemonte. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, sono Domenico Piemonte, segretario del Comites. Volevo innanzitutto ringraziare l'ambasciatrice, Sua Eccellenza Patrizia Falcinelli, per la sua presenza odierna, l'ambasciata, il consolato, per tutti i loro dipendenti, per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente per la comunità italiana. Il Comites è un organismo rappresentativo della nostra collettività nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche consolari, come anticipato dall'ambasciatrice, eletto direttamente dagli italiani residenti all'estero. E possiede un duplice ruolo, pertanto, tanto nei confronti della collettività quanto dell'autorità consolare, con la quale mantiene rapporti di collaborazione e cooperazione attraverso un regolare flusso di informazioni al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini italiani residenti. Volevo fare un inciso, sottolineare che noi siamo stati eletti da un anno, ci siamo installati esattamente un anno fa e con una scarsissima affluenza di voti da parte dei cittadini residenti in Grecia iscritti all'AIRE. Scopo quindi, nella scia di quanto detto dall'ambasciatrice, è quello di aumentare questo bacino di votanti, quindi di persone che siano incluse in tutte queste, nelle cose che interessano appunto i residenti italiani. In questo anno abbiamo avuto modo di conoscere e collaborare con diversi degli enti, istituzioni, associazioni presenti nel territorio a cui ha fatto riferimento l'ambasciatrice: l'Istituto Italiano di Cultura, la Scuola Età Statale Italiana, la Scuola Materna Italiana, il COASIT, la Scuola Archeologica, la Società Dante Alighieri, il Patronato Italo-UIL, la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene e di Salonico, i Consolati Onorari, la Caritas e l'AS e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Tutti questi enti rappresentano un prezioso patrimonio a servizio degli italiani all'estero. Ed è fondamentale, a nostro avviso, collaborare nel modo più proficuo con ognuno di loro per cercare di consolidare questa fitta rete che può aiutare i cittadini italiani in Grecia ad orientarli in diversi ambiti. Pensiamo al lavoro, alla previdenza sociale, alla cultura, alla salute e anche alla vita sociale. Il nostro scopo, dunque, è quello di raggiungere il maggior numero di connazionali e porci come cerniera tra i cittadini e questa fitta rete, cercando di orientarli e diffondere il più possibile qualsivoglia attività che possa avere interesse per gli italiani residenti in Grecia, così come, d'altro canto, per diffondere la cultura italiana tra i greci. A questo proposito volevo segnalare oggi la presenza in sala, del dottor Patrizio Napoleoni, presidente della Mutua Nazionale. La Mutua Nazionale rappresenta la più grande realtà di mutuo soccorso in Italia e ha come scopo l'assistenza degli associati nel settore della tutela della salute. Qui il signore, il dottor Patrizio Napoleoni. In questo momento si stanno espandendo al di fuori dell'Italia, fra cui in vari paesi europei e non europei, tra cui la Grecia, e questa potrebbe essere ad esempio una valida soluzione all'annoso problema della copertura sanitaria nei due paesi, quanto appunto faceva riferimento l'ambasciatrice, e attraverso i loro piani assicurativi.
Dopodiché nella fase successiva, durante l'intrattenimento successivo, potrete avere maggiori informazioni direttamente da loro. Passerei a questo punto a presentare i componenti del nuovo Comites, perché penso sia anche utile questo evento per conoscerci in faccia, per conoscerci personalmente. Per cui invito sul palco in primis il presidente Costantino Sallis, il dottor Giovanni Termine, vicepresidente. Grazie segretario, buonasera a tutti, benvenuto. Grazie. La dottoressa Mirella Saglio, consigliera esecutiva addetta alle pubbliche relazioni. Buonasera. La dottoressa Marta Antico, consigliere. Marisa Pirastu. Dottor Antonio Catania e Renato Gaglieri e Thomas Nicolau. Sono stati impossibilitati a venire il dottor Fabio Vinci e il consigliere Salvatore Fascilla per motivi familiari. E oltre ai consiglieri abbiamo anche il piacere di avere tra di noi Massimiliano Tesi, che è il nostro contabile, e l'avvocata Fabiana Bartolini, che è revisore dei conti e legale del Comites. Ugualmente c'è la signora Maria Canale, che è l'altro revisore dei conti, che è stata impossibilitata ad assistere per motivi di salute. Per cui penso sia fondamentale di vedere, appunto, di metterci la faccia, nel senso di sapere chi siamo, cosa facciamo, di stare il più possibile informati. Abbiamo fino ad ora fatto delle iniziative che poi il Presidente spiegherà meglio. E niente, questa è la nostra squadra, diciamo, e cercheremo di fare il meglio che sia nelle nostre competenze per espandere questa rete. Grazie. Vi ringrazio molto per questa vostra partecipazione che ci onora in modo particolare. A chiunque sia capace di farsi eleggere presidente non dovrebbe essere permesso di assumere l'incarico, perché deve fare un lavoro a tempo pieno e trascurare la propria professione. Io sono uno scrittore, e per uno scrittore non ci sono orari di ufficio. Lo stesso vale per un presidente. Un presidente può essere un elemento cruciale, ma da solo non fa una squadra. Il lavoro di squadra è il segreto che consente alle persone comuni di raggiungere risultati non comuni. Lavorare insieme con l'aiuto di tutta la comunità italiana può favorire la nascita di nuove idee e il germogliare di progetti innovativi a beneficio della nostra comunità. Questo nuovo Comites è stato eletto nel dicembre del 2021, dopo 6 anni dalle ultime elezioni, ed è composto da una nuova squadra. Il nuovo Comites si sta ancora occupando di una serie di attività burocratiche necessarie al suo riavviamento. Ad oggi il Comites non ha ancora accesso ai fondi di finanziamento al quale stiamo lavorando. Abbiamo presentato alle autorità competenti ottimi progetti e speriamo di sbloccare nei prossimi mesi gli ostacoli economici per avviare una serie di attività e iniziative per la nostra comunità attraverso eventi di interesse comune, facendo del Comites un importante punto di riferimento
per la comunità intera. Abbiamo creato un nuovo sito e l'avvio di questo website, che a mio parere è uno dei migliori tra i comites nel mondo, è il primo passo del comites per informare i connazionali. Nel sito trovate già tanti contenuti utili che abbiamo sviluppato e continueremo ad aggiornarlo finché possa diventare una vera fonte di informazione. Abbiamo una grande varietà di sezioni di interesse generale e la frequenza dell'aggiornamento è quasi giornaliera, mentre altri siti comites nel mondo stanno pubblicando solo una volta al mese. Tramite la sezione Lo sportello del cittadino avrete a disposizione una finestra per contattare il comites su temi specifici, con la quale speriamo di potervi fornire utili informazioni sui servizi consolari e sulla comunità. Vorrei inoltre informarvi che il Presidente e i consiglieri comites non ricevono alcuna remunerazione. Infatti, svolgiamo il nostro compito in modo assolutamente gratuito e anche voi potete aiutarci. Le vostre idee daranno forza e anima a questo comites. La nostra più grande carenza non è quella di denaro, ma piuttosto quella di idee. Se le idee sono buone, il contante in qualche modo arriverà dove serve. Se tutti avanziamo insieme, possiamo fare l'impossibile, possiamo fare miracoli. E adesso non mi resta che ringraziare e ringraziarvi di cuore tutti per essere stati qua con noi questa sera. Buon proseguimento di serata. Oh.
dolce spezza moglie. Grazie tanto. Prokopis. Prokopis Kotakis. Penso a lei, il profumo è dolce della pelle sua, una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono un re pallone, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te io voglio urlare questo grande amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. La soprano Constantia Putcari e il baritono Costantino Scariotis chiuderanno questo programma musicale, canteranno in duetto due brani, Torna a Suriento e Con te partirò. Grazie.
ti tiene a mente, cosce tutto fuori suono. Ma da qualche stuccer di luci, niente si è stisciurra rance, o profumo acusino. Io porto a Dio, ma lontano da stupore, ma la terra d'anno. Tieno cuore d'urno, ma non tanto. Al pianoforte, Procopio Scotakis. Quanto manca il sole, se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Yeah.
all'orizzonte mancan le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Konstantinos Kariotis, Prokopis Kotaitis. Grazie, grazie tanto, mille grazie. E tanti auguri. Particolare ringraziamento ad Adrianopoulos Stores. La serata non finisce qui, continua nella sala del buffet offerto dal Comites. Siamo grati della vostra partecipazione a questo primo incontro del Comites con la comunità italiana. Mio sole, tu sei qui con me, con me.